Ehi, hey, piccoli Steve, benvenuti in questo 12° episodio dell'avventura sulle isole volanti nel cielo. O anche detta Hidden Sphere. Ok ragazzi, allora, oggi cosa andremo a fare? Mi sono preso questi blocchi per poter andare sulle altre isole. E dato che non ho più molta cobblestone, utilizzerò quelli che abbiamo ritrovato sulle altre isole. Tanto non ci servono a nulla, quindi... facciamo così. Allora ragazzi, oggi andiamo su quell'isola delle mushroom che non ci siamo andati perché siamo dimenticati. E tra l'altro vedo anche un'isola qui che è tutta buia, ossidiana, quindi non abbiamo piccone in diamante, quindi non possiamo andarci. Però adesso io salirei. Ok, siamo praticamente arrivati, ma vedo che qui ci sta uno spawner di qualcosa che a me però non piace, perché sento degli zombie, quindi probabilmente sarà uno spawner di zombie. Aspettate, qui c'è già un buchetto. Vediamo cosa c'è qui sotto. Ok, sì, appunto, mob spawner di zombie. Ok, allora scendiamo da quel buchetto che già ci stava. Abbiamo un sacco di frecce dall'altro. Allora, speriamo che non riescano ad attaccarci. Adesso li uccido per bene. Questi zombetti mi danno fastidio, fastidio davvero tantissimo. Questa spada in diamante non è proprio fortissima, più che altro c'ha un contraccolpo che è qualcosa di, oddio, fortissimo. Allora, tocca distruggere questo, è già spawnato qualcun altro, sì. Ok, morite, morite. No, 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 aspettate, 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 switch, non so switchare, non so switchare. Oh, le, muori. Ok, no. Quello dietro, oh, eccolo. L'ho visto. Oh, tu sei bruttissimo. Tu sei bruttissimo. Ah. Ok, distruggiamo anche quest'altro. Subito. E l'ultimo. Ok, fatto. Bene, chest. Cosa abbiamo? Lana arancione. Oh, che carina. Incudine, quello che ci serviva, ragazzi. Perfetto. Proprio l'incudine per l'armatura, che è parecchio messa male. Quindi speriamo di riuscire a ripararla al meglio. Lana arancione, quindi orange... wool, orange wool, eccola qua, perfetto, eccola qua, benissimo ragazzi. Recuperiamo un attimo la vita e ora ripartiamo e andiamo su quell'isola, anzi no, su quella di ossidiana non possiamo andarci perché il piccone in diamante non ce l'abbiamo. Però aspettate, voglio vedere se c'è del diamante. Abbiamo un blocco di diamante, non penso possiamo utilizzarlo come per creare dei diamanti in più. Vorrei vedere se con l'incudine riesco a, vediamo un po' se riesco a mettere a posto la mia armatura. Del tipo, voglio sapere subito se questa qua si può riparare. Ok, e rimane. Ok, quindi utilizziamo, facciamo così, è tutta rimessa a posto. Ok, benissimo. Facciamo anche i gambali. Ok ragazzi, andiamo sull'isola quella con i con l'argilla indurita. Vediamo cosa ci aspetta. Speriamo sia qualcosa di non troppo incasinato. Vabbè, siamo abbastanza vicini con questa strada che abbiamo fatto. Anzi, andiamo da quella parte. Sento già degli zombie, quindi cercherò di farmi una piattaforma qua, così almeno non rischiamo di cadere. Dovrebbero stare qua. Io sento tanta, ma tanta di quella gente che, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Penso anche voi, ecco già lo scheletro, già gente qua. Via, 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 via. Io però devo poter entrare, ragazzi, perché se non riesco ad entrare, qui ho fatto una stupidaggine. No, no, via, 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 via tutti voi, via tutti voi. No, no, via tutti voi, via, 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 via. Via, 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 che casino, che casino, oddio. Vabbè, questi cascano. Ok, no, no, speravo, ci speravo. Oh, si è caduto. Ok, sono abbastanza stupidi. Allora, però, forse è meglio se non... Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quanta gente, ragazzi. Dovrei utilizzare lo stesso metodo che ho utilizzato l'altra volta, e cioè cercare di capire dove sono questi spawner. Lì c'è la chest. C'è tantissima gente da uccidere e però non vedo gli spawner, anche perché è parecchio scura come stanza. Sperando che non siano sotto gli spawner, che siano sopra. Eccolo qua, infatti. Allora, però sta parecchio anche vicino al punto. Mio Dio, che rischi qua. Ragazzi, è parecchio rischioso. Più che altro, se arriva uno scheletro... Allora... No, non posso distruggerlo. Ok, adesso sì. Uno è andato, uno è andato, uno è andato, uno è andato.
Ok. Oddio, che rischio. Allora, vediamo l'altro. L'altro sta dall'altra parte, è sempre alla stessa altezza. Quindi cercheremo, oddio, di non fare fail. Magari, devo farmi piccolo muro. Oddio, oh mio Dio, è esploso, malamente. Dio, no, 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 ho messo l'acqua apposta. Non l'ho presa. Comunque, dovrei distruggere quegli spawn. Una volta che li distruggo, poi vabbè, me la devo vedere con gli zombie, morirò 20.000 volte. Scavare, così almeno prendiamo i blocchi al massimo. Ehi! No, di nuovo, no, no, dai, no, no, così non si può, giocate male, ragazzi. Ho un'idea. Apro tutta l'isola da sopra, così almeno quando è giorno loro bruciano. O comunque quelli che bruciano, che riescono a bruciare. Nel frattempo io posso andare a distruggere i mob spawner, quindi faccio le cose molto più facilmente. E quindi adesso ci proviamo, questa volta cercando di non morire. Oddio, c'è una chest qui sopra, mica ci ho fatto caso. Argilla indurita nera, no, dovrei però riportarla subito. Devo ricordarmi che c'è sta qui la chest. Allora, guardate, vediamo un po'. Guardate, guardate bene con attenzione. Abbiamo. Ops, no, 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 per tutti, tutti, no, 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 ragazzi, come sto sopravvivendo? Come sto facendo? Via, 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 via. Salta, 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 vai giù, vai su, vai su, vai su. No, non ce la faccio, non ce la riesco. Come sto schivando tutti? Non ci riesco. No, 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 non ci provate. Vabbè, era ovvio, però non so come sono riuscito a sopravvivere così tanto. Già quello è parecchio. Ok, abbiamo distrutto anche il secondo mob spawner. Cerchiamo di distruggere anche quell'altro. Saranno quattro probabilmente. Distruggiamo anche questo. Ok, abbiamo distrutto anche il terzo. Si è rotto il piccone e ci hanno buttato di sotto. Non ci credo, dai. Stavo andando via, ragazzi. Cioè. Perché? Perché? Comunque c'è davvero tantissima, ma tantissima gente. Allora, lo spawner. Oh, addirittura due? Aspettate. Uno non l'ho distrutto. Aspettate, ma quelli di. Oh no, quelli di Wither Skeleton non l'ho distrutti. Prendi l'acqua. Ok. Cioè, ci manca solo che. Oddio, stanno bruciando. Stanno bruciando, che bello. Che bello sentirli bruciare. No, vi ho detto. Va bene, sì, no, non è bello sentirvi bruciare, sì. Andiamo a distruggere quelli degli Wither Skeleton che non ci ho fatto caso. Più che altro perché non si vedevano neanche. Stanno tutti da quella parte? Ok, no, no, si stanno ritornando. Via. Via, via. L'acqua, l'acqua, l'acqua. L'acqua. Dio mio. Dio mio, che sto facendo? Perché non posso salire? Ah. Ok, sto facendo cose davvero assurde, ragazzi. Cioè, non so cosa sto facendo seriamente. Però sto cercando di fare del mio meglio. Allora, tocca andare da quella parte. Mamma mia, quanta gente. Ragazzi, il party non è qui. No, Dio mio. Cosa sto facendo? Oddio, la gente che cade. No, ho fatto. Ho lasciato dello spazio libero. No, mi hanno beccato. Ci sta meno gente, ci sta meno gente. Il mio unico obiettivo è prendere questo e questo. Poi quello che ci sta ancora, chi se ne frega. Riprendiamolo, andiamo via. Ora. Aspettate, no, c'è un blocco che devo ancora prendere. Oddio, no. Tu vuoi morire? Sì, vuoi morire? Sì. Devo riandare di sopra perché sennò poi perdo l'altro blocco. Quindi adesso. No, non esplodere. Mamma mia, non ci provare. L'importante è prendere i blocchi e portarli al monumento. Allora, non mi interessa, non spawnerò il Wither Skeleton. Anche perché è l'unica. È l'ultima cosa che vorrei vedere, sinceramente. Oddio, no. No. Andiamo. Via. Oddio, al volo l'ho preso. Allora, ragazzi, ce l'ho fatta. È stato davvero. Cioè, oddio, quanto tempo per prendere due blocchi, ma queste isole sono davvero difficili perché sono qualcosa che ci stanno così tanti mob che non riesci a fare nulla. E vabbè,
devi tentare la fortuna e sperare che despawnino un pochino, perché sennò poi dopo è un casino. Adesso andiamo a posizionare questi due blocchi, che è l'argilla indurita nera e la lana nera, e logicamente l'isola era nera, quindi mi sembra anche giusto che ci siano questi blocchi, no? Beh, logico. Posizioniamo questi blocchi subitissimo, non mi interessa che se ci vuole altro tempo per chiacchierare roba così, no. Adesso posizioniamo la lana, lana nera, eccola qua, e poi l'argilla indurita nera, eccola qua. Quindi abbiamo trovato anche altri tre blocchi oggi, tre blocchi, uno, due, e in più abbiamo trovato la lana arancione. Quindi abbiamo esplorato due isole, abbiamo trovato tre blocchi di lana, ci mancano davvero poche isole, manca quel galeone col steampunk tipo, poi mancherebbe quell'isola lì. E alla fine manca anche... no, quest'altro manca, quell'isola là. E poi abbiamo finito, ragazzi, quindi manca davvero pochissimo. Vabbè, quell'isola lì, random, anche quella là sotto. Vabbè, sì, manca pochissimo, ho detto menzogne in questo momento. Ok, va bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato davvero lungo registrarlo, ma spero che venga comunque una bella cosa. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, per scrivere cose riguardanti questa serie. E nient'altro, ragazzi. Io vi auguro un buon game, piccoli Steve. Ciao!